È arrivata a Biancavilla per celebrare la Madonna dell'Elemosina ieri sera, Monsignor Antonio Staglienò, vescovo di Noto, originario dell'isola di Capo Rizzuto in Calabria, dove viene venerata l'immagine della Madonna greca molto simile a quella biancavillese. Monsignor Staglienò è conosciuto per la sua capacità di raccontare la fede cristiana utilizzando il linguaggio delle canzoni popolari. Penso per esempio a quel testo di Vecchioni che ha vinto il Festival di Sanremo un po' di anni fa, Chiamami solo amore, che invita proprio i giovani a gridare nelle piazze, i giovani che ritornino a leggere libri, libri veri, e che resistano al degrado di questi signori del dolore che stanno uccidendoci il pensiero. E li invita a dire, interpretiamo la nostra vita credendo nella nostra umanità. Restasse un solo uomo, credi in quest'umanità, anche restasse un solo uomo, chiamami solo amore. Sì, perché l'umanità è vero, splende nell'amore. Però poi bisogna sapere che cos'è l'amore, da chi tu ti fai spiegare cos'è l'amore. Se l'amore te lo fai spiegare da Gesù è una cosa, se l'amore te lo fai spiegare da altri, magari dalle telenovelas, da Beautiful, quello è un altro. E allora chi etero dirige i nostri giovani su questo tema così importante dell'essere umano che è l'amore? E beh, a proposito di canzonette, vorrei chiudere invitandovi ad ascoltare l'ultima canzone di Renato Zero, nell'ultimo CD Alt, ha tutte bellissime canzoni, di grande critica sociale. Ma la canzone centrale, sapete come è intitolata? Voi non lo immaginate mai, non lo immaginereste mai. Questa canzone è intitolata Gesù. E che cosa dice Renato Zero? Dice Renato Zero che la povertà umana che c'è nel mondo oggi, nella nostra società, perché dice ormai si naviga lenti, il progresso ci ha spenti già, soli, più soli di sempre, il cuore non ce la fa, tempi bui un po' per tutti noi, anche l'arca si è arenata, l'arca di Noè. A un certo punto dice Renato Zero, perché capita tutto questo? Perché Gesù, non ti somigliamo più, se ti somigliassimo un po' di più, e noi ci vorremmo bene, fraternizzeremmo di più, avremmo occhi sul dolore degli altri, rispetteremmo l'ambiente. Infatti a un certo punto di questa canzone dice fiumi ormai interdetti, discariche laggiù, ciò che credevi un orto, l'orto, la terra, un orto, cioè un orto che dà frutti, frutti belli, ciò che credevi un orto è un deserto che avanza e poi esplode di nuovo come un'invocazione di Gesù. Se potrai ancora farlo tu, perdonaci, perdonaci. Chiedi in una canzonetta perdono. Ah, dico, ma se voi ascoltate questa canzone, Gesù, e non sapete che l'ha fatto Renato Zero, magari immaginate che l'ha fatto il Gerrosta, la cantereste in chiesa. Invece, siccome sapete che l'ha fatto Renato Zero è un cantante là, a voi non interessa il contenuto e la bellezza della canzone e in chiesa non la cantate. È giusto? Eh no, che non è giusto. Bisogna valorizzare tutto ciò che di bello c'è nell'espressione letteraria umana di queste canzonette, perché tutto ciò che di bello c'è lì appartiene di diritto al messaggio di Gesù sull'essere umano, appartiene di diritto a ciò che Dio, il Padre di Gesù, crede degli esseri umani. Dopo la celebrazione della messa in santuario, Monsignor Staglienò ha incontrato i giovani durante un originale aperitivo in un pub del centro storico in piazza Annunziata a Biancavilla. In uno spazio gremito da alcune centinaia di giovani, il vescovo di Noto ha preso la parola parlando di amore, di umanità e della sua vocazione per il Vangelo. Siamo fatti per amare, nonostante noi. Ma dice solo siamo fatti per amare? Dice nonostante noi, vuol dire che noi siamo fatti per amare, ma mica vuol dire che siccome siamo fatti per amare amiamo sul serio, perché se l'amore parte dal cuore, no? Il nostro cuore è fatto per amare. Il nostro cuore è fatto per amare, no? Monsignor Staglienò ha parlato per oltre un'ora, intercalando spezzoni di brani pop famosi e spaziando con disinvoltura dalla filosofia alla letteratura per ricordare la peculiarità della fede cristiana. Ha puntato il dito in particolare contro gli eccessi tecnologici e certi giochi che alienano dalla realtà, come il fenomeno del momento, Pokémon Go. Ad un certo punto ha abbracciato una chitarra proponendo alcuni brani, tra cui una canzone scritta da lui stesso. L'amore ha vinto, vincerà.
ha vinto, vince, vincerà. L'amore, amore, amore, ha vinto.